subito il signor Luca Leoni di Prato. Buongiorno. Signor Leoni, buongiorno. Altrettanto, buongiorno a lei. Allora, lei è papà di ben 10 figli e da qualche anno avete scoperto eBay. Cosa ci fate con eBay voi? Noi con eBay abbiamo iniziato comprando, specialmente i ragazzi che sono molto esperti. Poi abbiamo scoperto che possiamo anche vendere e allora abbiamo creato un piccolo sito dove tramite eBay vendiamo la roba nostra e noi diciamo la roba che avevamo in soffitta che era inutilizzata. E nello stesso tempo abbiamo fatto questo servizio anche per amici, amici degli amici e poi insomma si spera che questa cosa si diffonda di più. Senta signor Leoni, lei dice abbiamo cominciato comprando, poi adesso vendiamo, aiutiamo anche chi ha meno esperienza, chi ha meno capacità informatica di noi. Quanto aiuta, quanto può aiutare il commercio virtuale, il commercio online? Una famiglia numerosa come la vostra, sul vostro blog c'è scritto vivere oggi con 1200 euro al mese. Internet, oltre eBay, internet in generale aiuta tantissimo. Io ho fatto un calcolo che noi al mese possiamo risparmiare a circa 200-250 euro. Non solo su eBay, ma per esempio c'è una cosa molto utile che ci sono i supermercati che offrono la spesa e la portano a casa. Quello è un risparmio oltre economico, ma anche sia di tempo che di benzina, sicché indirettamente anche quello è un tipo di risparmio. Ma la rete offre tantissime di queste opportunità. Lei se lo ricorda il primo oggetto che ha comprato online e che le ha permesso di risparmiare? Allora, noi essendo una famiglia molto numerosa avevamo un problema con il phon. Il phon per i capelli, giusto? Sì. E ogni tanto si fondevano perché con tante teste e siamo riusciti a trovare tramite eBay un asciugacapelli professionale a un prezzo irrisorio, 24 euro, è 3 anni e ancora funziona. Secondo me quello è stato il più bello acquisto che abbiamo fatto. E da allora si è aperto un po' un mondo, se capisco bene. Naturalmente resti con noi, voglio presentare gli altri ospiti che sono la professoressa Elena Cedro.